Volevate che la serie fosse finita? No, non è quello il finale. Ce n'è un altro da ancora da fare. Ora sì, dobbiamo farci tutta la strada indietro, ma probabilmente taglio. Oh, siamo tornati nelle buone vecchie Waterfall. Sono bombardato da una serie di ricordi che, per chi non avesse capito, dobbiamo andare a casa di Undyne, che se non sbaglio è qui. E c'è già da aspettarsi un papaiero selvatico. Oh, l'uomo è arrivato. È arrivato quello. Sei pronto per uscire con un. Detto in italiano, sono veramente qualcosa di totalmente diverso. Ho un piano per farvi diventare grandissimi amici. Uscì. Beh, sì, sono qua per questo. Ok, sta dietro di me. Ho paura di quel che sta per succedere. Dagli questo. L'uomo. Beh, un altro osso. Quante ossa hai a casa di queste? Io avrei un po' di paura di quello che sta per succedere. Ciao papà Eros, sei pronto per il tuo extra privato allenamento? Allora, ci sono una marea di doppi significati, ma io non voglio capire neanche uno. Andiamo avanti. Puoi scommetterci che lo sono. Ti ho portato un amico. Ciao, non penso ci siamo mai. Oh. Perché non entrate? Aiuto! Io che quest'osso non è solo decorativo. Ciao Unde. Ah, qua Unde, il mio amico ti ha portato un regalo tutto suo. Ah, grazie. Lo metterò con gli altri. Madò. Solo quelli c'è in casa. Se li prende fuoco la casa, gli va a fuoco quello prima. Siamo pronti a cominciare? Ah, aspetta un secondo, mi sono appena ricordato che devo andare al bagno. Divertitevi voi due. Non credo sia quello il bagno. O forse sì. Non lo so. Ah, perché sei qui? Vuoi sbattermi la tua vittoria in faccia? Doppio senso? No, sto scherzando. Di umiliarmi ancora di più? È così. No. O sì, no. Dai, non siamo cattivi in questa run. E allora perché siete qui? Aspetta, ho capito. Vuoi pensare che diventerò tua amica? Vero? Ma bisogna essere cattivi. No, dai. Davvero? Che boh. Non so cosa voglio dire. Accetto. Ah, spiaccichiamoci nel campo dell'amicizia. Qualcosa di simile. No. Perché dovrei essere amica con te? Ah, se tu non fossi la mia domestica, ti avrei già sbattuto fuori di casa. Qualcosa di simile? Sei nemico di tutte le speranze di tutti, delle speranze e dei sogni di tutti. Oh, non sarò mai tua amica. Sottolineato in grande. Ora va fuori da casa mia. Ta 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 ta. Torna. Riappare il papaiero selvatico. Ah, che peccato. Pensavo che Undyne potesse essere amica con te. Ma invece l'ho sopravvalutata. Non è all'altezza della sfida. Sfida? Che? Papyrus, aspetta un secondo. È tornato in bagno. O penso che quello sia un bagno. Dannazione. Pensava che io non potessi essere amica con te? Ah, ma che scherzo. Sì, non sto ridendo perché. Sono appena sveglio, non ho voglia di. Ah, potrei essere amica di un perdente come te a qualsiasi momento. Glielo farò vedere. Ascolta, umano. Non diventeremo solo semplici amici. Diventeremo migliori amici. Questo sorriso trasuda una. Il Joker in confronto è un pupazzo vero. Va bene? Vi ho spiegato tutto. Mi farò piacere da te, che non sarai capace di pensare a nessun altro aiuto. È la vendetta perfetta. Vuoto di memoria. Punto, punto, punto. Perché non ti siedi? Io sto come. Sa tanto di rapimento questa cosa. Ti siedi e poi resti. Resti, schifo. Comodo? Ti vuoi dire qualcosa da bere? Ok, cosa.
Cosa devo fare? Ah, ok, tutto pronto. Come faccio a scegliere? Cosa ti piacerebbe? Beh, vado. Aiuto. Ve l'avevo detto che sapeva di rapimento sta cosa. Ehi, non alzarti. Tu sei... Sei l'ospite. Siediti e divertiti. Perché non punti quello che vuoi? Puoi usare la lancia. Please help. Vediamo un po'. Che? Posso veramente? La spada. No, voglio vedere, voglio vedere. Credimi. Ah, credimi, ti riempirei di spade. Ma non saresti il mio ospite. Ah, vediamo un po' cosa faccio se clicco qui. Ti stai puntando? Vabbè, ok, andiamo avanti. Quello zucchero è per il tè. Non ti darò una tazza di zucchero. Che cosa ti sembro, la donna gelato? Ma che? Ah, le donne gelato umane terrorizzano gli umani con lance di energia? Beh, nuova idea per il fumetto. Le loro canzoni del gelato sono un preludio per la distruzione? È così? Non credo che le abbiano ancora inventate, ma chiamerò subito un Sally. Va bene? Ecco quello che pensavo. Questo soda, probabilmente. Oh, soda, attualmente, anche se quando l'hai pulita non sembravi molto felice. Ah, va bene, penso che... Ah, penso anch'io soda. Ti corrode la mente, ti corrode... Sì, Rots credo sia corrode, non l'ho capito neanch'io. Ti corrode lo spirito combattivo, eh? Perché ce l'ho? Con quale fa... No, questo no. Andiamo direttamente a te, eh. Non so cosa voleva dire, ma penso che sia... proprio diritto al punto. E infatti, ho detto io, cioccolata calda, non ho voluto sceglierla perché magari mi faceva un dialogo complicatissimo, come è già successo, io mi vado in panico, cosa devo dire, cosa devo dire? Stacca la registrazione. Roba sì, non proprio così, ma l'ho fatta drammatica, ma va bene. Ci vorrà un po' prima che l'acqua bolle. Devo aspettare qui seduto. Devo andare in bagno, Papyrus è libero. Ah, funziona. Ah, ok, è fatto. Ok. E ora? Sì, ecco qua. Quello è un tè? Sì, una tazzina. Ok. Attento, è scotta. Ok, scotta, scotta, scotta. Che devo fare? Non è così caldo. Scusa, bevilo. Va bene, scusa, eh. Sta bruciando. Ma d'altra parte è abbastanza buono. È abbastanza buono, vero? Niente di meglio per il mio preziosissimo amico. Ci siamo appena conosciuti e mi sento già minacciato. Sì, ehi. È un po' strano che tu abbia scelto quel tè. Tè di fiori dorati. C'è una coincidenza per caso? È il tipo preferito di Asgore. Ah, che coincidenza, io non credo. Un abbraccio Adam Kadmon. Fine dell'episodio di Mistero. Benvenuti in un episodio di Undertale. Oh, siamo tornati. Attualmente, ora che ci penso, mi ricorda qualcosa. Ma siete entrambi dei mollaccioni totali? Winnis, non so cosa. O c'è qualcosa di sì. Mollaccioni mi ha fatto sembrare. Sai, ero una testa calda da bambino. Una volta, per provare che ero la più forte, ho provato a combattere Asgore. E ha provato. Non ho potuto reggere un singolo colpo con lui. E peggio, tutto il tempo si è rifiutato di combattere. Ah, non ho potuto tirare di neanche un colpo. E per tutto il tempo lui non ha voluto ricombattere. Era così umiliante. Sì, ne ho viste di scene simili in Dragon Ball, non ditemi che è come questo. Dopotutto si è scusato e mi ha detto... E mi ha detto qualcosa di strano. Scusami, vuoi sapere come battermi?
Poi dissi, e da lì mi ha allenato. Un giorno durante la pratica sono finalmente riuscito a batterlo. Mi sono sentita male. Perché? Ma lui stava ridendo. Non ho mai visto nessuno così fiero di essere preso a calci lì. Siamo in fascia protetta, almeno nei miei episodi. Almeno in quelli. Comunque, una lunga storia corta. E ha continuato ad allenarmi. E ora che sono il capo della Guardia Reale. No, ora sono il capo della Guardia Reale. Fine della storia. Ora sono io che allena i pivelli a combattere. Tipo Papyrus. Che ha l'abilità di combattimento di una scarpa slacciata. Perché mi è venuto in mente una scarpa slacciata? Vabbè, ma questa è un'altra storia. Ma essere onesti, non so se potrò mai lasciare entrare Papyrus nella Guardia Reale. Non dimmi che l'ho detto. Non dirgli che te l'ho detto. È semplicemente, intendo, non è che è debole, anzi è abbastanza forte. Sì, questo me la ricordo abbastanza a memoria. È solo che è troppo innocente, è troppo buono. Intendo, lui doveva catturarti e ha finito con diventare amico con te. Sì, proprio una pacifist, con lui tipo guerra tra America e Russia si conclude con un picnic. Ma ok, lo porterei a capo degli Stati Uniti lui, al posto di Trump e della Hillary, ma un'altra storia, andiamo avanti con i dialoghi. Non potrei mai mandarlo in battaglia. Verrebbe distrutto in piccole briciole sorridenti. Qualcosa di simile. Qualcosa di simile, infatti. Sì, ho cominciato a insegnargli come cucinare. Pensavo di aver detto una cavolata. Sai? Ma penso che potrebbe fare qualcos'altro con la sua vita. Ossia? Punto esclamativo in testa. Oh, scusa. Stavo parlando per così tanto, sì, abbastanza. Hai finito il tè, vero? Ti porterò un po' più di tè. Aiuto. Papyrus è libero al bagno. Aspetta un secondo. Papyrus, le soluzioni di cucina? Dovevo averlo adesso! E se non è qui ad averlo. Ah, sì. L'avrei tu per lui. Questa mi sa tanto di minacce. Non è una lancia decorativa! Perché hai buttato tutto per terra? Che siamo su Royal Rumble? Ok. Nulla ci ha portati più vicini ai Papyrus del cucinare. Questo vuol dire che darò a te lezioni di cucina. In modo che diventiamo più vicini che mai. Che tu possa mai immaginare. Spaventato? Sì, decisamente. Diventeremo migliori amici. Papyrus, è tutta colpa tua. Ma perché gli hai preso poi la testa? Non mi ha fatto male. Cominciamo con la salsa. Perché erano attaccati al soffitto quelli? Guarda, vedi questi vegetali come il tuo più grande nemico. Ora, distruggili con un pugno. Come li colpisci? No, dai, siamo semi pacifist. Proprio gli accarezzi i vegetali in modo affettuoso. Oh, ma che cavolo, smetti di accarezzare il tuo nemico. Ti faccio vedere come si fa. Fatality. Siamo tutti. Sintra Papyrus pensa malissimo. Per me chiama la polizia. Vabbè, li metteremo in una pentola dopo. Dopo. Ma per adesso. Ancora, ma tutte ste robe da soffitto dove le metti? Ammetteremo i noodles. Noodles fatti in casa sono i migliori. Ma io li ho comprati allo store. Beh, severo ma giusto. Sono i più economici. Basta incavolarti per nulla. Mi sembra una valvola pop-up delle macchine che fa pfff, dopo un po' si scarica e ricomincia. Ah, li metteremo semplicemente nella pentola. Come li metti? Piano. Che? Ah,
rimetti i noodles uno alla volta. Ah, senti che fanno, senti che fanno rumore sulla, sulla cosa vuota, come si dice, quella. Bravo. Ok, ora è tempo di cucinare la pasta. Come, siccome in generale più la mescoli e meglio è. Pronto? Facciamolo. Zeta, ok, zeta. Più veloce, più veloce. E non ce la faccio così, più veloce. Che devo fare? Due dita. No, non va. Faccio io. Mortal Kombat, sei tu? Ecco, è pronto. Ok. Ora per lo step finale, accendi il fuoco. Scusa, ma chi è che mette prima la pasta e dopo accende l'acqua? Accende il fuoco, ma che... si vede che siamo in America. Il fornello deve essere il simbolo della tua passione, che tutta roba poetica ma allo stesso tempo inquietante. Lascia che le tue speranze e sogni si diventino fuoco. Pronto? Ah, ok, tieni premuto. Right, aiuto. Right, scusa, right, ho sbagliato io. Left. Va solo... Oh, che cavolo. Ma... Ancora di più... Ma che fornelli ha i forni di Auschwitz qua? Le faccio io. Sì, qua va tutto a fuoco. Io non ho mai visto un forno che tira così. Non è che un forno... E cosa avevo... Usa il tap per spegnere tutto adesso, eh? Ora capisco perché papà fa schifo a cucinare. Sì, lo vedo anch'io. Davvero. Qua è un forno, è diventato, la casa è diventata il forno ora. E adesso... braccialetti dell'amicizia. Oh, ma chi sta prendendo in giro? Faccio veramente schifo questo, vero? Non posso neanche obbligarti a farmi piacere da te, umano. Sì, alcuni proprio non si piacciono tra loro. Posso capire che ti senti così a proposito di me e che non possiamo essere amici, ma va bene, perché se non siamo amici vuol dire che posso distruggerti senza rimorso. Oh, aiuto, sono stata sconfitta, la mia casa è in fiamme e ho anche fallito a diventare amica con te. È così. Non mi importa più se sei il mio ospite. Un match finale. Il tutto per tutto da entrambe le parti. È l'unico modo che posso riprendere il mio orgoglio perso. Avanti, colpiscimi con tutto quello che hai. Merci. Fammi vedere che cosa puoi fare. Devo per forza? Fai del tuo peggio. Ok. Fa attacco finto. Fai sembrare che la stai colpendo con tutta la tua forza. Ma ho detto fake attack, che cavolo. Esatto, bravo. Gli è soffiato addosso. Ma questo è il massimo che puoi fare? Anche attaccandomi a piena potenza puoi solo fare questa cosina per farmi del male? Sai una cosa? No, non l'ho persa. Non voglio far male a nessuno anch'io. All'inizio... Odiavo la tua stupida testa a forma di qualcosa di simile, ma il modo in cui mi hai colpito mi ricorda di qualcuno che allenavo. Con cui mi allenavo. Ora so che non sei semplicemente un piccolo perdente. Sei un piccolo perdente con un gran cuore. Deve essere un complimento, forse. Proprio come lui. Ascolta, umano. Sembra che tu e Asgore siate dobbiate proprio combattere dal destino. Ma sapendolo, probabilmente non lo vuole neanche lui. Parlagli. Sono sicuro che puoi persuaderlo a farti lasciare andare a casa. Eventualmente qualche altro umano cadrà qui. E prenderò la sua anima invece. Ha senso, vero? E se vuoi fare del male ad Asgore, prenderò io le...
Ah, io prenderò le anime umane e passerò la barriera. E ti ammazzerò. Sì. È per questo che sono fatti gli amici, vero? Non proprio. Ora andiamo fuori da questa casa infernale e fiammante. Oh, ce l'abbiamo fatta. Beh, era divertente, eh? Dobbiamo uscire di nuovo qualche altro momento. Basta che non mi mandi a fuoco la casa, qualunque casa sia. Eh? Ma sì, più o meno. Intanto credo che uscirò con Papà Eros. Dunque, se hai bisogno di me, vai a Snowdin, ok? Oh, e se ti serve aiuto, chiama Papà Eros, va bene? Dato che siamo nella stessa casa, potrei rispondere anch'io. Beh, ci vediamo dopo, piccoletto. Oh, aspetta. Non è il momento adatto, ma puoi consegnare qualcosa per me? Papyrus mi ha detto che lo chieda a te. Ma me l'ha detto quando io ti odiavo ancora, quindi. Ma vabbè, lo stesso, tieni. Ah, la lettera di Hyundai in checca per chi? La Poste Italiana, eh? E qui Italia? Beh, che stai aspettando? Vai a consegnarla. Ah, giusto. È per il dottor Alfis, dottoressa Alfis. Non so se è un dottore o dottoressa. Vabbè, è una lucertola, appunto. Dottoressa, aggiudicato. Ok, ci vediamo. Mi sembra più bella in fiamme la casa. Non so a voi, ma sarò una brutta persona. Ah no, vedete che ha tipo delle lacrime bianche. Sì, proprio perfetto. Siamo prolungati un po' troppo con questo dialogo. Pensavo di fare qualcos'altro. 26 minuti. Non c'è, cioè, sarebbero 22 in realtà, perché ho anche perso tempo tra l'andare da una parte all'altra. No, aspetta, un secondo. Quasi quasi finisco qui, finisco davanti a questo bel negozietto piccolissimo. Ok, allora, il prossimo episodio non comincerà qui, ma comincerà davanti al laboratorio di Alphys, va bene? Ve lo dico già adesso, così la prossima volta non pensate che vi siete persi un episodio e andate a cercarlo dappertutto. No, ricomincerà dal laboratorio, nelle Hotland, appunto. Ok, lì, ricomincerà lì. E spero che il video vi sia piaciuto. Il prossimo non sarà l'ultimo. Ma manca poco, ve lo dico già adesso. Manca davvero pochissimo alla fine della Pacifist. E spero che il video vi sia piaciuto. E spero che continuerete a seguire tutte le altre serie. Ciao a tutti.